In terza fila 13 Piramo. Favori per Polaris AS, allievo di Pietro Gubellini, numero 12, soggetto sicuramente non semplicissimo, ma molto dotato nella vittoriosa uscita a Torino. Ha certamente corso alla grande. Ora vediamo la partenza con dall'esterno Picaccio De Diablo che coglie ottima partenza, va a condurre nei confronti di Paulette che cerca di superare Peonio M, ma Numero non 3, riesce Fighter Legend, nell'operazione. Intanto squalificato. parte bene anche Pacciuli Lux dalla seconda linea 10, e Petit taglia, Parisienne, sbaglia però Pacciuli Lux squalificato. dopo Numero 150 metri 8, di gara Pacciuli e così in Lux, terza posizione ripiega squalificato. Paulette. Peonio M sempre in seconda posizione dietro Picaccio De Diablo. C'è la progressione di Polaris S dopo 400 metri di gara. Polaris si porta all'esterno di Picaccio, lo impegna. Picaccio però replica e così Polaris è costretto a sistemarsi in scia. 15-2 la frazione per arrivare ai 433 e ora sulla piegata. Vediamo le posizioni. In quarta c'è sempre Paulette che precede il resto della compagnia, abbastanza raggruppata, 45 e mezzo il passaggio ai 600, sempre Picaccio De Diablo a condurre nella sua scia Polaris S, poi Peonia OM, ancora Papillon Trio che sposta dalla quinta posizione Numero in anticipo 5, su Paschal Hakkas Valley, Paul C, dietro squalificato. gli altri. E intanto 1 e 1 il passaggio agli 800. Cavalli che stanno per completare il chilometro, sempre Picaccio De Diablo, 1,17 per i 1000 metri, ora però Polaris S scatta all'esterno, va all'attacco di Picaccio De Diablo a 500 dal palo, lo appariglia, i due alle prese seguiti da Peonia OM e Papillon Trio, 400 alla conclusione, si sta avvantaggiando Polaris S, seguito ora da Peonia OM che va su Picaccio De Diablo un po' in crisi a 300 dalla conclusione, Polaris ha preso vantaggio su Peonia. Peonia passa in seconda posizione, poi Papillon Trio. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Polaris S in netta evidenza. Seconda posizione per Peonia OM che sprinta a centropista. Poi Papillon Trio, finale con Polaris S che controlla e vince su Peonia OM. Terzo posto per Papillon Trio. Al quarto finisce Paschal Valley che piega Paulette. E quindi più indietro Poison Spin, 1.15.7, il successo in controllo totale da parte di Polaris S, Pietro Gubellini, quota di 2.35 al totalizzatore, il secondo posto per Peonia OM, al terzo finisce bene Papillon Trio, mentre Paschal Valley è quarto, Paschal Valley con Walter Castellani, numero 7, lo vediamo ora passare il traguardo, al quinto finisce Paulette.